Settimana non facile in casa Pescara. Ai fastidi inevitabili legati al mercato si è aggiunto il Covid che ha condizionato il lavoro della squadra. Tre giocatori in vista della gara di domani saranno assenti, Derisio, Frascatore e Cancellotti. A loro si aggiungono gli infortunati Drudi e Chiarella e due calciatori interessati da dinamiche di mercato che potranno portare a una loro cessione nelle ultime ore della sessione di gennaio, Bocic e De Marchi. Il resoconto di questi giorni del tecnico Auteri. Allenamenti insieme con la palla non ne abbiamo potuti fare tanti, però negli ultimi giorni fortunatamente tutto si è indirizzato per il verso giusto. Vabbè, sapete, di tre giocatori positivi, insomma, siamo stati un po' in isolamento, però abbiamo comunque lavorato ugualmente. Sono queste normative che sono un po' strane, perché comunque sono tutti giocatori senza sintomi, con terza dose di vaccino e vabbè. Girardi è un giocatore pronto, perché ha giocato fino a 10 giorni fa, perché è un giocatore che si è allenato. È chiaro che lo dobbiamo inserire nel nostro contesto di gioco. Davanti a Sorrentino dovrebbe rientrare Iannes dopo la squalifica e che sembra favorito sull'ultimo arrivato Girardi. Ingrosso e Veroli completeranno il trio di difesa, Zappella e Rasi gli esterni, in mezzo torna Pompetti con Diambo che appare favorito su Memusciai. In avanti la conferma del trio Rauti, Ferrari e Dursi. Nonostante le assenze, niente alibi per Auteri, che dà grande importanza al match con la Viterbese. È una gara fondamentale, una delle poche volte che parlo così, perché può essere una grande svolta per la stagione. Per fare questo dovremo giocare una partita strepitosa dal punto di vista dei ritmi, dell'intensità e della lucidità mentale. Intanto i giocatori che ha preso sono tutti giocatori allenati e di ottimo livello. Certamente alcuni giocheranno, tanti li conosco. Adesso la Viterbese è una squadra consistente, secondo me lo era anche prima, poi probabilmente non sempre le prestazioni sono state all'altezza, ma domani è una partita importante perché affrontiamo un avversario che è destinato a non rimanere in fondo alla classifica. Tanti gli innesti di mercato per i laziali, l'ultimo il difensore Polito dal Monterosi, dove è andato il portiere Daga, ceduto nelle ultime ore l'ex biancazzurro Foglia al Pontedera. Nel 4-3-3 di Punzi, terzo tecnico stagionale dopo Dalcanto e Raffaele, ci sarà il debutto di Semenzato al posto dello squalificato Pavlev. Megelaitis potrebbe soffiare il posto in mediana a uno tra Adopo e Giuliano. Davanti spazio a Bianchimano, Volpicelli e Alberico, probabile assente Murilo. Partire dalla panchina un altro nuovo, Polidori. Noi dobbiamo essere bravi a non concedere, come stiamo facendo nelle ultime settimane, ed essere bravi a concretizzare di più quello che produciamo, perché solo così avremo la forza di fare uno scattino in avanti. Anche noi veniamo da 4 risultati utili consecutivi, 7 nelle ultime 8, e per una squadra che è ancora, anche se in condivisione ultima in classifica, sono dei numeri un po' particolari, no? Però dobbiamo essere bravi a vincere, a provare a fare la partita e 3 punti, perché questo ci darebbe la spinta in avanti per affrontare poi questo mese di febbraio che sarà così intenso. Tornando a Pescara, con le uscite di Marilungo e Rizzo e Galano che flirta con il Bari, ecco le aspettative di Auteri per le ultime ore. Prendere per prendere no, all'interno di questo gruppo ci sono dei giocatori forti, consapevoli e che possono pure avere un rendimento migliore rispetto a quello del girone d'andata, quindi io non forzo nulla, ma qualcosa arriverà sicuramente.